Il Cagliari vede allontanarsi sempre di più la possibilità di andare in Serie A. La Cremonese torna a sperare nella salvezza. La partita non è stata bella, è stata piuttosto ricca di colpi di scena. Dopo 66 minuti di gioco i Lombardi erano in vantaggio di 2 gol. Poi i giocatori del Cagliari si sono svegliati, hanno stretto i denti e sono riusciti a raddrizzare la partita. Il primo gol della Cremonese è stato di De Giorgis, che ha sfruttato abilmente un passaggio corto di Valeri al portiere Corti. Il Cagliari ha reagito con un tiro di Marchetti respinto in angolo da Ginulfi. Poi il secondo gol della Cremonese, tira De Giorgis, palo, palla contro il corpo del portiere e rete. I 2 gol del Cagliari nel giro di 20 minuti, respinta corta del portiere sul tiro di Bollini, riprende Magherini e palla in rete. Il secondo gol a 9 minuti dalla fine, ancora autore Magherini di testa sul passaggio di Quagliuzzo ed è il 2.